Cari pazienti, buongiorno. Alessio Redelli, Milano Italia. Oggi vorrei focalizzare con voi quale sia l'indicazione migliore. Tanto spesso arrivano in studio da me ragazze o uomini, donne dai 30 fino agli 80 anni, chiedendomi di fare una determinata tecnica. Il mio parere è che sia assolutamente impossibile decidere prima che tecnica utilizzare. Tra le più frequenti, tossina botulinica A, o filler, riempimento, o un laser, o peeling, ci sono mille tecniche di cui possiamo poi parlare. A mio parere è giusto che anche i pazienti capiscano che è fondamentale anche in medicina estetica il capire quale sia la genesi del problema. Anche in medicina estetica dobbiamo assolutamente arrivare a una medicina estetica dell'evidenza e quindi per certi problemi usiamo certi trattamenti, per certi altri problemi ne dobbiamo usare altri. Quindi è sbagliato arrivare dal medico dicendo devo fare il botulino, a meno che non lo sappiate già da prima e abbiate già un know-how, come si dice, una conoscenza di quale sia esattamente il vostro problema. Quindi, a mio parere, se abbiamo un problema di tipo mimico, i muscoli che muovono, come per esempio a livello glabellare o le classiche rughe codice a barra della bocca, possono prevedere una genesi mimica. In questo caso la tossina botulinica è il farmaco di riferimento. Se invece si tratta di problemi volumetrici, tipo per esempio il solco nasogiugale, il trattamento della valle delle lacrime, in questo caso dobbiamo pensare a un trattamento volumizzante, quindi un filler. Per esempio, cosa fare in una paziente? Qui abbiamo la nostra Anna, una mia collaboratrice, e lei vuole sempre dire, ma lei mi dice sempre, dai, dobbiamo fare, ma spesso non c'è nessun motivo. Infatti Anna è molto, muovi un pochino, vedete, da un punto di vista glabellare molto poco, hai fatto il botulino ultimamente? No, quindi ovviamente non ha nessun bisogno di fare tossina botulinica. Forse un pochino le rughe qua perché un pochino il naso, ma direi che nel terzo superiore del viso non le serve fare nessun trattamento, assolutamente nessun trattamento riempitivo, come possono essere i filler. Per quanto riguarda la parte bassa, l'unica cosa che forse vedo che potrebbe essere interessante da trattare, se voi vedete, io uso sempre questa linea tra la punta del naso e il mento e vedete che forse le labbra sono un pelino troppo vicine a questa linea e di conseguenza si potrebbe trattare un pochino il mento. Da un punto di vista zigomatico e nasolabiale direi che va bene. Questa è una paziente che per il momento non fa nulla, dove possiamo fare per esempio qualche rivitalizzazione per migliorare la pelle, non ha macchie. Voi mi direte, hai scoperto l'acqua calda a 22 anni? No, ormai non ne ha più 22, però è giovane, quindi è normale che non abbia niente. Bene, dobbiamo imparare, come prima volta che siamo insieme, dobbiamo imparare che molto spesso non serve fare dei trattamenti curativi, ma dobbiamo pensare a trattamenti preventivi. Quindi la prevenzione è una delle basi della moderna medicina estetica. Io vi ringrazio molto per essere stati con me questi pochi minuti e spero di rivedervi quanto prima in un altro filmato. Alessio Redaelli, su Google mi trovate Alessio Redaelli, www.docredaelli.com e medicalesthetic.it. Grazie mille, ciao ciao!